Ciao a tutte ragazze, oggi un nuovo video sui preferiti del mese, sarà il mese di agosto, perfetto, sono abbastanza in ritardo ma non importa, faremo presto quello di settembre. Inizio subito con la lista di tutte le cose che mi sono piaciute questo mese. Inizio con l'applicazione che sto utilizzando, mi sta davvero tornando utile e lo sto utilizzando tantissimo appunto, è quella di Chloe. L'applicazione è appunto utile soprattutto alle donne, per chi se no, per capire e tracciare il ciclo mestruale. Mi trovo benissimo, serve tantissimo sia per tracciarlo, cioè sapere appunto quando ti verranno problemi di femmine. Io la uso tantissimo quando devo viaggiare, quando devo prenotare dei viaggi a lungo termine. E quindi cosa faccio? Prima di prenotare vado a controllare quando mi verranno, se mi verranno in quel periodo magari evito, soprattutto se la vacanza è al mare. Il design è semplice da utilizzare ed è possibile scaricarla sia da Android che da iOS. Pertanto mi avverte anche quando c'è la sindrome premestruale, cioè la fase precedente al ciclo. Mi trovo benissimo, vi consiglio, straconsiglio di scaricarvela perché vi salva tutti i dati, non dovete usare fogliettini per segnarvi magari l'ultimo ciclo, anzi ce l'avete sul cellulare ed è semplicissima. Andiamo avanti, accessori. Gli accessori che mi stanno piacendo in questo periodo sono la nuova cover che mi è arrivata da poco tempo su Occo Design, la pagina Instagram Occo Design, se mai ve la inserisco nell'info box, ha tantissime cover, per lo più rigide, non so se è possibile averle anche morbide, comunque questa è rigida, eccola qua, con appunto il marchio dietro, ed è possibile anche personalizzarle, quindi vi lascio il link se mai se siete interessate, è del color rosa chiaro, rosa confetto. Altri accessori che mi stanno piacendo tantissimo sono i septum finti, questi qua li ho acquistati a Berlino, il negozio si chiama Claire, insomma le mie parole. Comunque i septum, eccoli qua, sono semplici da utilizzare, da indossare, ve lo faccio vedere più o meno com'è, comunque potete vedere anche nell'ultimo mi preparo con voi nel dettaglio. Questo invece ha la pallina azzurra ed è leggermente più grande, comunque mi piacciono tantissimo, sono simpatici, non bisogna perforarsi la pelle e si può ogni tanto cambiare stile. Abbigliamento, in questo periodo io vi consiglio assolutamente di avere una maglia bianca con le scritte nere e viceversa. Perché? Perché comunque in questo periodo non si sa mai come vestirsi e ideale è appunto utilizzare un jeans, una maglia di questo genere, una giacca, blazer, un bomber, insomma una giacchina, un giubbino di jeans, una giacchina semplice perché comunque la sera fa più fresco. Questa qui è di Just Female, mi sa se non erro, Just Female, sì, è proprio questa la marca. E l'altra che voglio farvi vedere, ve la vado a prendere subito. La maglia che vi dicevo viceversa, nera con la scritta bianca, è questa di No Perfect, che ha la frase Artist Never Sleep. Maglie semplici sono dei passepartout da avere sempre nel guardaroba perché comunque ti salvano la serata. Cibo preferito, in questo argomento qua posso perdermi e dilungarmi per secoli. Comunque vi dico il frutto che ho riscoperto, che l'anno scorso non mangiavo, quest'anno invece sì, l'uva. Mi sta piacendo l'uva, qua in Puglia poi siamo pieni di uva, è buonissima, mia madre ha fatto anche la marmellata di uva, quindi l'uva. Quante volte ho detto uva? Chi lo sa? Prodotti make up, vi parlo della tinta Mulac Velvet Ink, ce l'ho su adesso, e la tonalità è Old School numero 04, no transfer, ferma, un effetto velluto appunto sulle labbra, mentre lo smalto che ho utilizzato di più ultimamente è il Lasting Color Gel di Pupa, tonalità numero 149, per me è un blu, molti lo definiscono viola, ma secondo me è più un blu elettrico, ce l'ho su adesso, mi piace tantissimo. E infine canzone preferita, vi metto il titolo qui sotto, è di Cristina Perri ed eccola qua. Dolcissimo.
E nulla ragazze, questi erano i preferiti del mese, noi ci vediamo nel prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di mettere un pollice in su, un bacio e ci vediamo la prossima volta, ciao! Ciao a tutti, oggi un nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno? Fatemi sapere con un pollice in su se vi piace questa tipologia di video. La mattina quando mi sveglio solitamente mi preparo un tè. Adesso sto utilizzando questo della Star, verde, e la tazza sì, è bellissima, è meravigliosa. E quindi cosa faccio? Inizio con versare l'acqua all'interno della tazza.